Mettete lì. A me lo ti spiegherò così. Posti ce n'è abbastanza, c'è qualche bar, c'è una pizzeria qua, ci c'è anche gli sconti. Eventualmente. Ah, un bambino ci sta quello bene, così che va. C'è anche va male. Perché se c'è il verme dentro sono contento, lo mangio volentieri. Se non mi piace non c'è. Tu sei più. No, c'è. Dici, ho sempre mangiato. Ma gli scherzi, ascolta un po', Marco. La batteria. Sono attimo. Sono la batteria. Sì, sì, è vero. Che noi siamo un certo Natale, si fa un po' di. Che cazzo ne fate? Si fa, allora, che dovrebbe fare? Dunque. Pezzo degli acci, rimelle degli acci. Poi ci va anche Happy Day. Davvero? Non lo sapevi? Non lo sapevi? Poi ci va un libertango di Piazzolla, perché c'è anche la ballerina, cioè la danza, devo fare la più piano, sono i figli dei brigati. E poi faccio questi elastici. E poi anche se c'è la buccola vostra. Va fatta insieme. Quando faremo l'anteprima, no? No, l'anteprima. Oh, ciao, sono molto esperto, no? Poi si fa, guarda il gatto. Segui bene. Sì. Batti le mani, schiocca le dita, matto per tutta la vita. Senza vedere. Batti le mani, schiocca le dita, matto per matto tutta la vita. Al 3. 1, 2, 3. Batti le mani, schiocca le dita, matto per matto tutta la vita. La vita io farei la vita. Sì. No, non mai ricordato. Voce però, ricordate un po' a pociavo, quindi già allenate anche la voce. Batti le mani, schiocca le dita, matto per matto tutta la vita! E là, è bello! Oddio, fatto? E sono tre puntate veramente, questa volta vi faccio contento. Mi spoglio io. Perfetto, va. Cate, ma che fai? Basta, il cellulare. Ok? Ora si lavora, quindi niente al telefono, va bene? Sto scherzando. Fuori onda, Katia, guarda. Dovevamo fermarla un secondo, possiamo? Ah, certo, sì. Guardi, stiamo facendo uno show sperimentale che andrà su tutte le regioni, può venire anche sotto l'ombrellone. Io pensavo di andare al mare, poi mi ha detto, ma se non c'è il mare, però hai visto, c'è l'onda, ma non è sufficiente. Certo. Noi le chiediamo se ci dà il consenso per farle questa intervista. Certo. Grazie. Allora, abbiamo una delle categorie di domande, quindi abbiamo la categoria seria. Queste sono domande serie. Oppure la categoria su Siena, quindi saranno domande del posto di Siena, oppure la categoria domande diversamente intelligenti. Quale categoria scegli? Su Siena. Su Siena! Oh, meno, quindi lei vuol dire che è senese. Certo. Perché finora non si era trovato un senese, quindi siamo contenti perché lo scopo è dividere i dialetti. Per esempio, noi la ragazza si dice la mi donna e qua si dice. L'amicitta. L'amicitta. C'era questa la domanda. Ok, no. Allora, scelga un numero da 1 a 5. 4. Lei che è di Siena non può sbagliare questa domanda, eh?
mi deve dire quali sono le contrade della, del terzo di città di Siena. Meno male, non voleva andare sul palio. E... allora, l'aiuto io. L'Aquila. Quello va piano piano piano. Tartaruga. Ma ancora più piano, un'altra ancora più piano. Un'altra rivale. Questo come si fa? La chiocciola. La chiocciola no, detta... no, Al mare ci sono le onde. Onda. Bravo. Poi, poi c'è. Montagna che c'è. Qui ci sono i boschi, i traboschi. C'è è tra... rosa anche. Okay. Che animale è? Il bruco. No. No, non ha. C'è un film La Rosa. Tudum. La pantera. E la, questa non so che è. La neutrale, c'è una contrada neutrale. Una contrada cioè, neutrale, non c'entra nulla. Quella è un boss, come le chiamano i boss? Dante, boss, Dante di. Quindi si ritrovò, Dante. Si ritrovò Dante. Oscura, cos'è oscura? Bravo! Bravissimo! Quindi abbiamo fatto anche la domanda sul palio. Non so se mancano contrade, io ho trovato solo queste, quindi la risposta per me è giusta. La ringraziamo per la sua disponibilità, noi si va a pigliare l'acqua, lei non lo so, vada a fare un'onda, almeno ci studia un po'. Ma che, io sono più ignorante di lei. La sala notizia, lo sapeva che a Siena c'è stato uno tutto nudo a farti fare la... Sì, ecco, vada e faccia la stessa cosa, almeno diventa famosa anche lei. Si preoccupi! Morale della favola, noi siamo qui e si beve questo bicchiere di vino 2. E fa, oh, buono sto vino, proprio quello di Montesperto. E lui... vino di Montespertoli, magari siamo a Montespertoli, si verrà il vino di Montespertoli. Ma guarda, io veramente l'ho visto, ci hanno versato quello da tavola. Come da quello da tavola? Eh sì, ma si sente anche il sapore. Allora, come da tavola, figura, se siamo a Montespertoli, vedo che avere il vino da tavola. Non pago nemmeno, andiamo, andiamo. Capito? Non ti ho cagato nemmeno ora, sai? Però la sta riprendendo. Quindi ora si può Attenzione. Noi siamo qui al bar a fare un'intervista a Francesca. Ciao Francesca. Giusto Francesca? Ci sono ragazzi. Te sei montespertoliana? Si dice così. No, no montespertolese, puro sangue, no? Puro sangue proprio. Quindi sei nato a Montespertoli. No. Praticamente no. Non c'è l'ospedale Montespertoli. No, praticamente l'unica cosa è solo puro sangue. Cos'è? Fiorentina? Quello va bene, anche perché ora sta giocando. Si sta giocando a Napoli, per ora ho visto che era 0-0 il primo tempo, ma. Va bene. Lasciamo perdere. Senti, noi ti facciamo una intervista veloce. Hai tre categorie da sceglierne una. Categoria seria, categoria sul posto, quindi domande di Firenze, o diversamente intelligente. Quale categoria scegli? Io preferirei la terza perché... E diversamente intelligente. Ok, via. Dimmi un numero da 1 a 5. Se devo scegliere il primo perché... Il primo. Se ci fosse in questo momento un alieno qui davanti a te, cosa faresti e cosa diresti? Che c'è poi, voglio dire? Io farei a mio Goku, gli sparerei un'onda energetica. All'alieno, braccio. Perché? 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 Perché se dobbiamo mettere la saga di Freezer di Dragon Ball Z, Goku che ha fatto? È diventato Super Saiyan per la prima volta. E quindi l'alieno va fatto Freezer per la prima. È stato sconfitto. Lo sai invece che gli direi io l'alieno? Che direi? Extraterrestre, portami via. Voglio una stella che sia tutta mia. Scusa, che ci portino via. Tanto sulla terra ormai ci si fa male. No, il fatto è che sarebbe qualcosa di diverso. Ha tirato Toriyama un grande, però bisogna mettere anche Toyo Taro. E poi siamo a posto con tutta la saga di Dragon Ball. No, perché no. Quello lì chi conosce. E speri quante ne hai? 7. 14. Sono 7, sono 7 perché Drago Sherlock. C'è Sherlock. Via. Chi studia manga? Non si va. Però anche la moglie è botte per vuota. Se li ama botte per vuota. Ora si fa anche voi. Lo show per televisione. E quindi vi si fa tutte e due insieme, sì. Sceglierete due categorie diverse, io due domande diverse. La mia categoria. E vi si fa una piccola. È un'intervista comica. Ridi. Ma te fumi? Io no. Fai i detenti? Cazzo ridi. Detenti di comandante. Salta. Oh, and-
partire. Hai ragione, scusa. Per partire. Se c'era la Lorenzia, lascio un po' più. Conoscevo Francesca. Gli ho chiesto, ma Lucio ha fatto a te la canzone. Addirittura io ho fatto la voce di Onan. Ma non l'abbiamo capito. La dottrice Bella e Morte anche lei. Poi si è chiamato Timothy, ma era già morto. Praticamente era comunque... Prendilo. Ti voglio portare in televisione e te sei a casa già morto. Siamo qui con la nostra grandissima Francesca Montespertolese, ragazzi, lei è una disegnatrice doc. Il problema è che quando la disegni e la chiacchiera anche un po' troppo, allora è che si è deciso di fare una cosa favolosa che ve la commento io mentre la disegna, anche perché a passare a parlare di disegni e si è parlato pure della Fiorentina, ragazzi, quindi lei è proprio una grande tifosa. E nel frattempo e la fa questi fantastici disegni, un po' manga, un po' da Dragon Ball, ci ha fatto tutta la storia di Dragon Ball. Però certo, una gran chiacchierona è anche fuori argomenti, ma come disegnatrice egli è perfetta. Mi raccomando, andate a vedere i suoi lavori. Non ho capito dove, ma tanto non vi preoccupate e vi facciamo vedere come sta disegnando proprio in diretta. Quindi, oh, chi la fa se l'aspetta, però mi raccomando, non ci parlate di Fiorentina, perché se no e la vi fa morbidi a tutti quanti. Comunque, ammirate come è brava a disegnare, tutto in diretta e niente di programmato. Anzi, non mi aspettavo più nemmeno di vederla, col tempo che c'è qui a Montespertoli. Non si vedeva un cane manco a pagarlo oro. Oddio, forse anche il canino ce n'era. C'è uno al bar e me lo voleva pure vendere. Però, mi raccomando, la Francesca è una disegnatrice veramente favolosa. Quindi, ammirate questo fantastico disegno e rimarrete proprio... Oh! Allora, Arretto, siamo al bar... Bar La Terrazza Mascagni, il bar degli artisti. Allora è il nostro bar, dai, Proprio fifato. E facciamo una piccola intervistina. Lei deve scegliere una categoria di domande. O la categoria seria, o la domanda sul posto, quindi si parlerà di domande sul Livorno, o diversamente intelligente. Ma posso scegliere? Sì. Ma intanto guarda, proviamo sul posto. Sul posto, quindi sul Livorno. Posso anche non rispondere se non viene. Oppure ci comunque tanto non perdere un vince. Ha diverse difficoltà, livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, livello 5. Vai, proviamoci livello 1. Livello 1. Mi sa dire. No, ho sbagliato foglio, aspetta. Era Firenze, Firenze. Allora, qual è il patrono di Livorno e il giorno in cui è il patrono? Allora, Santa Giulia, credo a giugno, ma non mi ricordo il giorno. Forse maggio. Maggio intorno al 20. Sì? 22. Brava! Azzeccato! Giulia di Corsica, 22 maggio. Tra l'altro io sono nato il 23 maggio, visto? Dice che proprio... se la faceva anche con Ranieri, che è il patrono di Pisa. Ecco, questa non l'avevo letta. Perfetto, dice che c'era nelle leggende metropolitane, dice che c'era sta Giulia, tanto santa non era allora, insomma. È diventata dopo santa. È andata a Pisano per quindi proprio perché hai visto, allora può centrare quindi con la giornata che è oggi, no? Ah giusto, oggi c'è il derby, oggi c'è il derby. Questo pensi? È a Pisa. A Pisa, Pisa Livorno. Ora io, devo essere sincera, sono un anticalcio. Perché però, solo perché si gioca contro il Pisa, dovremmo vincere. Questo è obbligo vincere a Livorno. Obbligo vincere, giusto? Perché se no il Livorno. Come si dice a Livorno? Come si dice a Livorno? Meglio? Meglio morto in casa o Pisano? Se dice anche a Firenze. No, me lo spiega lei. Perché i pisani venivano a bussare alla porta per il famoso Dazio. Se si mangiava. Quindi, quindi il non voleva aprire la porta. E ci vedo, E noi la porta gli si chiude in faccia. È un ottimo motivo. Anche a Livorno, anche noi a Firenze, almeno io a Firenze dico la stessa frase. Una volta mi hanno detto Dio ti accontenta e dopo un anno è morto mio zio. Non so se per la colpa sua o mia, però è uguale. Noi la ringraziamo. Prego. E ci vediamo. Viva gli artisti allora, visto che c'è il bar degli artisti. Tutto veramente.
tutto in mano agli artisti. Questa statua è fantastica. Questo ha vinto anche il premio, una medaglia d'oro a livello nazionale. È un artista. Anna Maria Bacci. Anna Maria Bacci, la voglio anche citare. Sì, sì, no, giustamente se vuoi. Conoscete lui. Questo è un altro. Francese. Ciao. Bene, grazie, scusate.